Dopo l'accordo fra Comune di Ravenna e gestore dei servizi per i bambini di 0-6 anni per evitare di far pagare le rette alle famiglie per i mesi nei quali non si è usufruito del servizio, continua la discussione attorno ad una possibile riapertura nelle prossime settimane di asili nido e materne. Molto ovviamente dipenderà dalla disponibilità dei privati, sia convenzionati sia privati puri, per evitare di creare differenze fra le famiglie che torneranno al lavoro. Una riapertura delle attività comporterà inevitabilmente un aumento dei costi per rispettare le nuove norme di sicurezza. Ne abbiamo parlato con Antonio Buzzi, presidente del Consorzio Solco, realtà che in provincia di Ravenna gestisce tre attività dedicate ai bambini più piccoli. Ovviamente non a riaprire nei modi e nei termini che abbiamo conosciuto in passato, perché ovviamente questa emergenza rimane ancora un'emergenza che non è ancora del tutto risolta e quindi occorre prestare molta attenzione. Ma con alcuni protocolli sanitari da doversi applicare, con alcune attenzioni ovviamente da doversi adottare, evitando di generare assembramenti troppo numerosi come poteva accadere in precedenza, per evitare appunto dei possibili focolai o rischi di contagio diffusi. Secondo noi si potrebbe arrivare già a partire dai prossimi giorni a delle prime aperture di servizi che stanno diventando servizi non solo importanti dal punto di vista istitutivo e educativo, ma dei servizi essenziali per le famiglie, perché nel momento in cui con il DPCM dello scorso 24 di aprile si va di fatto a dare il via a gran parte delle attività produttive precedentemente chiuse e sospese per l'emergenza coronavirus, le famiglie che dovranno tornare al lavoro avranno anche l'esigenza di sapere come fare a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita e soprattutto appunto come fare a seguire i figli senza dei servizi che diventano appunto straordinariamente importanti. Fra le prime indiscrezioni che sono uscite si parla di un'operatrice, un operatore ogni 3-4 bambini, questo però vorrà dire dover assumere altri operatori, altre operatrici. Questo vorrà dire per noi dover assumere forse altri operatori e questo vorrà dire anche per la pubblica amministrazione in parte certamente far fronte a dei costi crescenti, perché ovviamente sono rapporti molto più intensi rispetto a quelli a cui eravamo abituati e quindi con dei costi di produzione di questi servizi che evidentemente cresceranno. Da questo punto di vista sicuramente abbiamo un comune come quello di Ravenna che è molto attento e la decisione che ha preso di riconoscere a tutti gli enti gestori questi costi, liberandone quindi le famiglie dall'obbligo, è stata già molto importante. Sappiamo che questa amministrazione sarà sicuramente sul pezzo laddove appunto si potesse riaprire questi servizi e dare di nuovo delle risposte importanti alle famiglie del nostro territorio, come già sono state date lunedì con la conferenza stampa che appunto ha tenuto l'amministrazione comunale. Al di là del appunto numero di operatrici per bambino, che tipo di servizio potrebbe essere messo in piedi? Immagino che non si potrà comunque avere un servizio a tempo pieno come in passato. Sono tutte questioni che ovviamente dipendono molto anche dagli indirizzi territoriali che si vorranno adottare. Non so se la Regione Emilia Romagna in questo senso vorrà dare alcune indicazioni che comunque sarebbero opportune. Se non lo farà la Regione Emilia Romagna, siamo convinti che comunque insieme all'amministrazione comunale andranno definite queste cose. Probabilmente non si potrà più dare un servizio a tempo pieno per tutto il periodo della settimana, ma andare comunque a calibrare un servizio che dia una risposta molto importante alle famiglie, anche perché non dimentichiamoci che molte di
questi operatori continuano comunque a lavorare a distanza o come si dice oggi in smart working, e quindi il poter conciliare la presenza in ufficio con la disponibilità di un servizio pubblico che possa seguire i figli diventerebbe molto importante, e quindi siamo convinti che ci siano degli spazi per andare a capire come dare servizi ovviamente diversi rispetto a prima e dare risposta a un bisogno delle famiglie, che anche questo nel frattempo è cambiato, non è più